siamo lodati in Gesù e Maria. Oggi ricomincia il tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, oggi alla memoria di un martire, San Bonifacio, e le letture di oggi comincia la lettura del libro, del bel libretto di Tobia, un libretto molto edificante, che narra di molte cose e comincia con le opere di, con una delle opere di misericordia spirituale praticata da Tobi, padre di Tobia, che nonostante l'ordine del re di Assiria Salmanassar, che era proibito di seppellire i morti uccisi, rischia e sfida l'ordine del re pur di assicurare degna sepoltura ai morti ammazzati, anche con coloro con nessun tipo di parentela né di rapporto. Uno degli israeliti giaceva assassinato nella piazza. Voi sapete che seppellire i morti è un'opera di misericordia spirituale, la settima. Scusate, un'opera di misericordia corporale, la settima. Viene da fare un pochino di ironia amara, perché oggi seppellire i morti è quasi un atto di salvezza della Chiesa, c'è ancora appesa sulla porta della Chiesa una decente istruzione del prefetto della congregazione dottrina della fede, scritta dal Papa, che fa un pochino di chiarezza sulla barbara pratica della cremazione, che sapete tollerata dalla Chiesa, ma non certamente né incoraggiata, né approvata, né consentita in un certo senso. È lecita a certe condizioni, ma assolutamente sconsigliata, perché il rispetto dovuto alla dignità umana e ancora di più a quello di un cristiano, che un corpo abitato dalla grazia santificante, attende la risurrezione, richiede la degna sepoltura, un cimitero, il cimitero ci siamo inventati noi, in senso stretto, noi non cristiani, sulla tradizione ebraica, perché anche gli ebrei avevano fede nella risurrezione della carne e seppellivano i morti, mentre la lugubre pratica della cremazione era in auge verso i pagani, cioè quelli che pensano che finita la vita terrena è finito tutto, e quindi il cadavere era una carcassa e nauseabonda che la facciamo fuori, gli diamo fuoco, così non dà fastidio, non occupa spazio, non fa spendere soldi per i cimiteri. Capite? Uno dei tanti segni dei nostri tempi è purtroppo il diffondersi anche tra i fedeli questa cosa, con annesse pratiche barbare che su quel documento sono state stigmatizzate, tipo bruciare le cere e portarsi le ceneri dentro casa, mettersi dentro le catenine, la cenere di mio padre o di mia madre sulla vela dietro dentro le catenine, questa roba qui è. Ci sono cose molto più diffuse di quanto noi pensiamo, per cui dobbiamo pregare. Il Vangelo è fonte di diversi insegnamenti. È chiaro che Gesù ce l'ha qui contro i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, in questa parabola dei vignaioli omicidi, no? Che le spiega in una prima battuta quella che è stata la storia che Dio ha fatto col popolo di Israele. Ha mandato, si è creato il suo popolo, la vigna, quindi immagina molto molto bella, la vigna ha bisogno di molte cure e produce un frutto squisito che è l'uva, e lavorando con l'uva una bevanda squisita che è vino, è immagine del popolo di Dio o della singola persona. Spiega come tutti i profeti sono stati maltrattati, da ultimo Dio decide di mandare il figlio, ammazza pure il figlio, e che succede? La vigna sarà tolta a questi e sarà data ad altri. E i farisei e gli anziani si sono, hanno capito molto bene il termine della vigna. Purtroppo sapete che queste parole sono compiute dalla lettera, perché a seguito della redenzione compiuta da Gesù è stata fondata la Chiesa, che è il popolo della nuova alleanza che succede all'antica, e adesso coloro che governano la Chiesa non sono più le vecchie autorità ebraiche, ma sono appunto i successori di San Pietro e degli Apostoli. Quindi questo è un livello letterale. L'insegnamento del Vangelo è anche un altro, vedete, che quando Gesù voleva rimproverare qualcuno, questo vale anche per noi, non usava ordinariamente il rimprovero diretto, usava la parabola, cioè te la metto lì, così se vuoi capire capisci, e se non vuoi capire, amen. Questo è molto buono anche per noi, evitiamo sempre, possibilmente, anche quando abbiamo ragione, di mortificare le persone con i rimproveri diretti, meno che non ci sia nient'altro da fare, cercando di aiutare il prossimo a farcelo arrivare, a fargliela capire qualcosa. L'ultima cosa, l'ultimo insegnamento per noi è questo, che non c'è solo il problema del popolo di Israele, perché la vigna è immagine anche di ogni anima. Allora, come Dio al popolo di Israele mandò profeti, doni, eccetera, eccetera, da ultimo addirittura il suo figlio, è così, lui ha una storia di salvezza con ogni singola anima, e
può darsi che un'anima durante il corso della vita, anzi senza può darsi, sicuramente riceva dei doni da parte del Signore, anche in persone che ti manda, in profeti, non so, uomini di Dio, santi sacerdoti, santi confessori, non so che cosa può succedere, e può darsi che ci siano delle persone, ma profano, che si chiudono al primo, al secondo, al terzo, al quarto, fino a costringere il nostro Signore a dire: bene, dal momento che te nulla serve a nulla, i doni che ho pensato di farli a te, ti manda qualcun altro, quindi darò la vigna ad altri. Questo ci ricorda sempre di farci attenzione alle grazie, ai doni che riceviamo dal Signore, fare sempre in modo di accoglierli e di valorizzarli, perché come dice secondo il Vangelo, in un altro passo, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Bene, preghiamo Maria Santissima che aiuti i fedeli, ecco, a comprendere l'importanza della santa sepoltura dei defunti, ella che è l'immagine vivente della santità del corpo umano, perché il suo corpo è esente dal peccato, non è stato corrotto, non poteva marcire, ed è la primizia di quello che saranno i nostri corpi risuscitati. Chiediamo anche a Maria Santissima che ci dia la grazia di saper riconoscere, comprendere i doni e le visite di Dio, saperli valorizzare per la nostra santificazione, il bene della Chiesa e la salvezza delle anime. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.